Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo una gustosa torta salata con carciofi e speck. Per questa ricetta utilizzeremo 300 g di carciofi surgelati, 350 g di patate, 200 g di ricotta e 150 g di mozzarella fresca, 150 g di speck, 2 uova intere, sale, formaggio grattugiato quanto basta, olio extravergine di oliva e uno spicchio d'aglio. Come base utilizzeremo un rotolo di pasta sfoglia rotonda del diametro di 32 cm. Inizio lessando le patate in abbondante acqua per circa 20-25 minuti. Per accertarmi della giusta cottura le infilzo con una forchetta. Se questa entra facilmente le patate sono pronte e posso spegnere. Le raccolgo con un colino e le lascio raffreddare a temperatura ambiente. In una padella riscaldo l'olio con l'aglio. Aggiungo i carciofi ancora surgelati, un po' d'acqua e faccio cuocere a fiamma bassa per circa 10 minuti. Nel frattempo taglio a cubetti lo speck e la mozzarella. Qualche minuto prima di spegnere, tolgo l'aglio e unisco lo speck tagliato a cubetti. Se necessario, aggiungo anche un filo d'olio. Quando le patate sono ormai fredde, elimino la buccia e le passo nello schiacciapatate. Aggiungo la ricotta ammorbidita. Le uova sbattute. Abbondante formaggio grattugiato. Un po' di sale. E la mozzarella a cubetti. Amalgamo bene e concludo la farcitura aggiungendo metà dei carciofi e speck che ho cotto e che sono ormai tiepidi. Posiziono la sfoglia, inclusa la carta forno uscita nella confezione, in una tortiera del diametro di 26 cm e con una forchetta bucherello il fondo. Trasferisco tutto il ripieno che ho preparato, inclusi anche i carciofi e lo speck che ho lasciato alla fine. Abbasso il bordo della sfoglia e lo bucherello. Inforno in forno caldo a 200 gradi per circa 35-40 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!